Buonasera, eccoci con la quinta puntata di Dialoghi Sperimentali. Condividi suono, giusto? Condividi, eh? E quindi direi vai con la sigla. Buonasera, questa sera il primo presentatore della serata sarà Dan, ma prima voglio presentare tutti che la scorsa volta mi sono dimenticata. No, Ale, mi si vedono degli schermi davanti, non vedo più voi. Allora, Carlo Noè, Kamsindaya, a cui dobbiamo ridare l'audio, ok? Ali Salvioni con le cuffie, settore Giada da Zurigo. Enrico Cerrato, Petrolio con l'auricolare, Alessandro Conedera al mio fianco. Per chi non ci conosce, in periodo Covid viviamo assieme, quindi siamo non distanziati e non mascherinati. E quello che stasera sarà anche un po' il mio Raffaello Carrà, Dan Alessandro Sabatta, ovvero Ordalia. Grazie Donatella, io in via del tutto eccezionale questa sera, non mi voglio sostituire a te, chiaramente, perché non ho né il talento né la verve che hai tu, però l'introduzione a questa serata dedicata appunto a Donatella Bartolomei la farò io. Grazie, grazie a proposito. No, perché l'altra volta ci scherzavamo sopra e dicevo, visto che presento io, cioè sì, me la canto e me la sono. Ho detto no, dai, lanci tu, poi tanto le nostre serate poi prendono totale libertà di scambio, quindi poi non c'è neanche più Esattamente, bisogno. quindi uno comincia, poi vedremo dove arriviamo. A proposito della volta scorsa, mi ero preso l'impegno di scrivere qualche riga per presentare Donatella Bartolomei, da leggervi come incipit per la serata. Poi ho pensato che scrivere un'introduzione a Donatella, per quanto operazione sicuramente stimolante e adatta a questo tipo di serate che facciamo noi, sarebbe stata fin da subito una presa di distanza dal cuore pulsante dell'arte di Donatella. Lo spirito di Donatella è anarchico, è poetico, è legato all'improvvisazione, alla metamorfosi, allo sberleffo, alla provocazione, quella creativa. Quindi ho detto, rinuncio anch'io alla stampella del testo scritto e improvviso qualcosa per lei, per introdurre lei. Quindi, Grazie Dan, grazie, che bello. sì, sono io che mi allineo alla cifra di Donatella, che è coraggiosa, è spontanea ed estemporanea. Cosa dire di Donatella?
Donatella è un artista indefinibile, cioè è quasi impossibile immaginarci, sceglierci una categoria in cui incasellare Donatella. O ce la creiamo adesso ex novo per lei, oppure accettiamo il fatto che Donatella Bartolomei è una categoria a sé, perché Donatella incarna l'idea che la vita e l'arte siano un tutt'uno e che ci debba essere non solo una connessione, ma proprio un vero e proprio fluire del carattere, la personalità, dell'estro dell'artista nella vita di tutti i giorni e viceversa. Io ho visto Donatella lavorare, sicuramente nel suo atto creativo c'è molto lavoro, molta disciplina, studio, metodo, però nel caso suo la cosa non finisce lì. Nella vita di Donatella sono presenti tutti quegli elementi che poi possiamo ritrovare nel personaggio Donatella. Chi conosce Donatella come me da anni, che l'ha frequentata da amico anche al di fuori delle collaborazioni artistiche che abbiamo fatto, cioè, ci siamo incontrati e abbiamo condiviso esperienze al di fuori dell'arte in senso stretto, capisce che Donatella è quella lì. Donatella non è una persona che a un certo punto del suo percorso ha deciso voglio fare l'artista, voglio dedicarmi alla musica, al canto, alla sperimentazione, alla recitazione, alla regia. Lei ha secondato ciò che è e ciò che è in ogni momento della sua vita. Basta andare a trovare Donatella che ci si rende conto di questa... che non c'è soluzione di continuità tra l'artista che stiamo cominciando anche qui con queste serate ad approfondire, a conoscere e la persona Donatella. Va da sé che in questi incontri stiamo dando più spazio alla parte musicale, sperimentale, vocale, ma Donatella non è soltanto questa, è una cantante e insegnante di canto jazz, attrice, regista, 3 CD all'attivo, insegnante di dizione, non so cos'altro, aiutami perché fai talmente tante cose che ho perso il conto. Questo è per avvicinarci all'universo Donatella e per dire che non si esaurisce nella sperimentazione vocale, in queste cose che stiamo facendo vedere qui, il tuo mondo, la tua arte e il tuo talento. Quindi io spero che questa introduzione sia stata all'altezza della stima che ho per te. Ma guarda, sono emozionata, ti dico, non ho parole. E ti cedo volentieri la parola, adesso continua a presentarti da sola, a introdurti da sola. Mi presento nelle coscienze, nelle orecchie, nei timpani degli amici a casa, nelle retine, insomma, visto che ci stanno anche guardando. Guarda Dan, io ti giuro, sono emozionata. Guarda, a parte che Carlo me l'aveva già sottolineato una volta appena ti ha conosciuto, ma Dan quando parla fa delle recensioni in diretta che sono qualcosa di fenomenale anche a livello ovviamente di linguaggio, di colori, di tutto. Io sono emozionata, noi ci conosciamo da tanti anni, ma io sono emozionata, grazie, ti ringrazio, sono quasi commossa, non so cosa dire, mi hai lasciato senza parole, grazie, perché mi hai detto, cioè, con tanta simpatia e affetto e con un linguaggio poi stupendo, e a proposito di dizione, con la tua impeccabile dizione che io adoro e ti perché io ogni volta che mi risento in realtà a me non piace la mia, tu mi confermi che va bene, quindi è perfetta, però al di là di ciò io sono veramente, mi hai fatto un quadretto che io stessa non sarei stata in grado assolutamente di fare, quindi, anche perché tu non lo devi fare, lo devono fare gli altri per te. No, grazie, veramente mi sono sentita rappresentata in poche parole efficaci e anzi ti ringrazio, fin troppo onore, insomma, ecco, grazie mille per quello che hai detto. Io, prima di raccontare qualsiasi cosa, eccetera, allora, io ho preparato un po' di materiale, audio e anche video, come diceva Dana, appunto, questa sera, di quello che è il mio lavoro, mi occuperò ovviamente solo dell'ambito della sperimentazione, non di tutto lo scibile umano, perché non avrebbe senso, ma così varrà anche per gli altri, perché... tra di noi, svariati di noi, fanno anche altre cose artistiche sempre legate, unite al mondo che vedete, ma magari che escono un po', ovviamente.
E quindi la sperimentazione nel mio caso è musicale, teatrale, vocale e sonora, ma non sono cose separate, io le metto tutte insieme, quindi cercherò di dare delle sia dei contributi audio che video, ne ho preparati un po', poi vediamo in base al tempo, in base a come viene fuori. La prima cosa che vorrei lanciare è un medley audio che ho fatto in onore, diciamo, del nostro gruppo, nel senso che ho messo insieme quanti siete? 5? Siamo 6, scusami, ecco. Ho messo insieme 5 brani i cui autori sono delle musiche della parte strumentale, sono i nostri compagni di sono i miei compagni di viaggio qui presenti. Adesso vi dirò anche in quale ordine, perché per ogni brano ho scelto circa un paio di minuti e sono mixati tra di loro, e mi è piaciuta questa cosa. Mi sarebbe piaciuto fare sentire un brano intero a testa, però è chiaro che le trasmissioni, se partiamo così, durano 6 ore e mezza, anche perché insomma i materiali sono tanti. E volevo proprio mettere questo esempio come prima cosa, è solo audio, e proprio come simbolo del fatto che io ho avuto la gioia e la fortuna, e spero di avere ancora, e con qualcuno sto avendo ancora, di collaborare con tutti loro. I brani che sentirete, lo dico prima, nell'ordine sono, partiamo con Settore Giada, Ali Salvioni, una parte di Assim, che è un brano in linguaggio arcano che io ho adorato, infatti poi con due parole con Ali su questo le voglio fare, perché per me ha fatto lui come musica lì una cosa particolarissima, per poi sfociare in Enrico Cerrato, Petrolio, il titolo non riesco a dirlo, era al contrario della sillaba che io pronuncio, c'è scritto comunque, dopo metterò il link per andarlo a rintracciare, altro brano molto particolare, per poi sfociare in Alessandro con Edera, Spazio Profondo, Alchimia Nova, il progetto che abbiamo insieme, dal nostro CD che abbiamo fatto insieme, brano Danza Stellare, a Carlo Noè, Kamsindaya, Fly, la versione 2 che avevo registrato di recente proprio per onorare la sua monografia di settimana scorsa, per finire Dan Ordalia, una parte di Distanza, una delle varie distanze, perché ogni brano di Ordalia è stato inciso una qualcosa come una ventina di volte, è la versione più recente. Io mi metto in muto, mettiamo in muto sempre anche l'amico Carlo e ascoltiamo. I am Asim, Aja Asim, truly dual. Yo, Jesus, yeah.
Ascoltando con gioia, riascoltando questo medley, con l'emozione di ascoltarlo con voi, mi è venuto in mente dire: ma che bella musica che fate, ecco. È una gioia vocalizzarci sopra. E poi è la prima volta che sentiamo la musica di noi sei in un unico brano. Strepitoso. Io voleva essere, scusa Dan, anche di buon auspicio per magari l'idea che avevi lanciato tu, di cui poi magari parleremo, di provare a fare un brano tutti insieme o più brani. Ma già questo a me piace moltissimo, non so gli altri, ma è una summa, una sintesi di ciò che siamo, alcune parti di noi, ma resa in maniera estremamente coerente e godibile. Io ti direi, questo brano che tu hai realizzato, cioè hai messo insieme per questa serata, io lo pubblicherei direttamente sul canale insieme ai dialoghi, alle serate, e potremmo fare anche omaggio ai miei cari colleghi, colleghi! E potremmo fare un appello, onde evitare le sigle anni Ottanta, che a giovani videomaker, a qualcuno che voglia... Le mie sigle anni 80 sono affezionata, non me le togliere. Ma non voglio, devono rimanere lì, sono un marchio di fabbrica ormai. No, dicevo, potremmo anche fare un appello a giovani videomaker, a qualcuno che si voglia cimentare nel realizzare un video per questo brano. Ah, bella idea. Solo se anni 80, però no, scherzo, non c'entra niente. Comunque, ecco, mi ha emozionato anche. Beh, è una serata per me emozionante. Adesso non voglio fare quella decore, però è vero. Cioè, mi ha emozionato tu all'inizio, mi ha emozionato sentire con voi questi brani, perché mi rievoca tante belle cose. Lascio a voi la parola. In questo momento mi vorrei togliere. Ecco, mi piacerebbe che così diceste qualcosa a voi, se vi va, insomma. Alessandro si è tolto, ho visto. È un dato una cosa. Se vi va, via. Qui sarebbe anche quello più titolato. Il vuoto cosmico. Spazio profondo. È volato via, là dove nessuno è mai giunto prima. Ecco. No, sentiamo caro. No, questo brano qua, ha ragione Dan. È vero, perché comunque sembravamo un gruppo. Noi che abbiamo fatto un pezzo solo, perché è vero quello che dici tanto, no? Cioè, si unisce bene, vabbè, tu poi hai fatto un buon lavoro, le hai unite bene, però sembrava un pezzo unico, è vero, non c'è questa grandissima differenza tra un di noi e l'altro, non si sente tanto, secondo me. Non si sente tanto, cioè, ognuno di noi ha il suo stile, no? Cioè, ognuno di noi ha un suo stile.
Però qui non si sente, è molto miscelato, è giusto, è molto miscelato bene, cioè non si sente. Ci siamo messi tutti, abbiamo fatto un gruppo e abbiamo fatto questo brano. Ha ragione Dan, sì, sarebbe bello magari anche fare un videoclip su questa. Sì, secondo me sì. Cosa qua. Sì, io l'ho lanciato così perché volevo mettere un brano per ognuno di voi, però ripeto, visto che le cose da dire, da far vedere, da far sentire in queste serate, anzi io poi dentro di me c'ho sempre 3 miliardi di cose di qualunque cosa parliamo, cerco un po' di stringere, sennò addio, e ho detto faccio un medley. E quindi tra l'altro volevo parlare un attimo, spendere due parole su ognuno di questi brani, perché mi riporta un'esperienza con ognuno di voi. Con Ali, Assim, volevo dire, per me Assim è stata una, non so se Ali ti ricordi la mia reazione, per me è stata una grandissima rivelazione, perché tra l'altro io Ali, quando l'abbiamo fatta, conoscevo la tua produzione di Settore Giada, però conoscevo più che altro le canzoni in italiano, che sono stupende, ma diverse un po' da questo lavoro che abbiamo fatto. E non conoscevo tutta anche la tua parte strumentale, poi ho scoperto anche tutta la tua produzione, insomma è una cosa di un po' di anni fa, e sono rimasta affascinata dall'essenzialità che tu hai utilizzato con questo basso, con queste poche cose, ma che creano un'atmosfera poi unica, perché tutte le volte che lo risento anche con Alessandro mi fa notare che è un brano unico, cioè che ogni brano è unico, d'accordo, ma che non ha ego, non ha parenti, insomma. È stato proprio una cosa, insomma, molto, molto bella per me fare quel brano lì, che tra l'altro ho avuto anche il piacere enorme di farlo in quel concerto che avevamo fatto a Zurigo. Scusate, mi è andato di traverso. C'è molto ritmo, c'è molto, mm-hmm. anche se è minimale, ma c'è mm-hmm. dietro una ritmica molto, cioè io lo sento così. Mm-hmm. Visivo. Mm-hmm. Sono di formazione, sono percussionista e non ce la faccio a nasconderlo. No, ma si sente. Faccio del mio meglio, ma non ce la faccio. Cioè, c'è trascinante, no? Cioè, quella è molto minimale, no? Mm-hmm. Però ti trascina, cioè, mm-hmm. come tu che sei anche tu un bassista, cioè comunque, cioè, che passiamo molto sul ritmo, cioè, mm-hmm. questo è molto, capito? Cioè, ti coinvolge molto. È quello che mi interessava fare quando ho fatto questo brano per Donatella, è quello che mi interessava era di usare il meno possibile per ottenere un risultato. Usare la quantità minore di suoni possibili, di parti ritmiche il meno possibile. Infatti saranno 6 tracce in tutto al massimo. Però, sì. È bello, molto molto ritmato. Sì, cioè, ti fa, capito? Molto molto bello. Sì. Molto bello, poi vabbè, io ci ho inciso più voci, nel senso che io poi faccio sempre lavori di sovraincisione. Poi vabbè, c'è tutto il mondo anche delle cose solo vocali che io faccio, però adesso mi interessava parlare di un attimino di questi brani, poi il brano con adesso senza parlare 2 ore di ogni brano, sennò ci succhiamo via tutto il tempo, però volevo dire 2 cose, infatti anche il brano con Enrico, che anche lì sono partita, c'era questa atmosfera con queste dinamiche particolari, ritmato anche quello, voi ne avete sentito appunto una parte, ma anche quello è bello movimentato. E io sono partita con una sillaba che ripetevo, poi dopo, vabbè, mi faccio le domande da sola. Ma come fai, Donatella, quando registri le sovraincisioni? Da dove parti? Io di solito parto così, no? Cioè vado su qualcosa che mi prende al momento, non c'è un ragionamento dietro, c'è l'entusiasmo. Poi è chiaro che dall'entusiasmo si passa all'aspetto tecnico, sì, al lavoro, diciamo così, più razionale, nel senso che poi decido quante voci ci metto qua, faccio dei controcanti là, ci metto una voce lì, una voce là, e poi parto dalla post-produzione, tutte le varie cose, no? A parte certe cose che invece non hanno post-produzione, come quella sigla che ho messo stasera, che è un pezzo di un brano che tra l'altro è nell'album Alchimia Nova, White Light, è un brano solo vocale che è in Alchimia Nova e che io ho fatto dal vivo ad Augsburg nel 2018.
fatto che in realtà, per esempio, scusate se divago, ma questo mi interessava dirlo, è un brano che io ho creato semplicemente con la pedaliera, non è post prodotto. Ho trovato un eco, un delay, scusate, e su quel delay, sul ritmo del delay, io ho creato delle frasi, mi dava questo ritorno a ritmo e che tra l'altro io non sono percussionista come Ali, ma mi piace tantissimo lavorare sul ritmo. Per me il ritmo è una parte fondamentale anche anche nella sperimentazione, ecco. Poi si sfociava nel brano con Alessandro dal disco sempre Alchimia Nova, che io amo molto, Danza Stellare, non so, a me mi carica tantissimo, è uno dei brani forse miei preferiti di Alchimia Nova, per poi sfociare in Fly. Allora, io adesso nasce il momento di un cuoricino, esce un altro cuoricino qua. Io di Fly sono innamorata, Carlo. Fly mi ha rubato il cuore. Io mi piacciono tutti i tuoi brani, mi sono innamorata anche degli altri, ma Fly è un brano che mi tocca delle corde particolari, per cui proprio, non so, sarà che ha questa apertura verso l'alto, verso il cielo. Io appunto ci vedo quel volo, il concetto del volare, e quindi mi è piaciuto rifarlo. E l'avevo portato a Berlino, se ti ricordi, appena me l'avevi passato, avevo avuto l'opportunità di fare questo spettacolo a Berlino, l'avevo portato a Berlino. E poi, vabbè, chiudo con Distanza. Che dire di Distanza, Dan? Distanza è un grande amore della vita mia, perché tra l'altro, vabbè, mi racconto anche un po' di cose personali, tanto Dan l'ha detto che io non distinguo. Distanza, se ti ricordi, tu l'hai creato, mi pare nella primavera del 2009, perché noi avevamo iniziato a collaborare nell'ottobre del 2008, nella primavera del 2009, e nella primavera del 2009, il tempo che io venivo a Perugia, Dan era a Perugia, e io ero insieme a un suo amico, cioè io ero la compagna di un suo di allora amico, e in quel periodo io mi ricordo che era una primavera, sbocciava l'amore, sbocciava la gioia, sbocciavano tante cose, e Distanza secondo me cascava a fagiolo, perché dopo un periodo di Sguardo di Luna, di Immobile nel Danno, che erano altri brani che poi ce ne occuperemo nella serata dedicata a Ordalia, se vogliamo più scuri, più notturni, questa Distanza così dolce, anche qui, come abbiamo detto per Ali, semplice, essenziale, seppur differente, ma in quell'essenzialità, secondo me, c'è un sacco di roba. Infatti io quel brano scopro sempre cose nuove e lo riutilizzo continuamente, insomma. Basta, fine. Vabbè, vado avanti a parlare che monologo stasera. I monologhi di Donatella vanno. Vai Carlo. No, i brani di Dan hanno secondo me questa sua linea, che veramente lui usa poche note, poi comunque le moltiplica, però la cosa che mi piace di lui è che, allora, cioè, mi piacciono quei brani che ha fatto con te. Io te l'avevo detto, ti ricordi, che mi era piaciuto subito. Lui riesce comunque, quel brano lì, riesce a farlo andare in loop con te. Potresti andare avanti a sentirlo sempre, perché nonostante c'ha queste poche note, però è bello, cioè non ha un inizio e una fine, no? Cioè è una cosa che così, e lo puoi ascoltare delle ore, e io noto che in lui questa cosa è, cioè, proprio marcata, secondo me c'è proprio questa identità qua. Fa un enorme piacere, già me l'avevi detto, mi sembra la prima o la seconda serata, perché realmente era quello che volevo fare quando ho composto questi brani. Non doveva uscirne un pezzo in senso classico. Doveva essere un qualcosa capace di tornare, di arricchirsi e di accompagnare principalmente me stesso. Poi dopo ha assunto una forma diversa con la collaborazione di Donatella, l'aggiunta delle voci, ho asciugato ancora di più la base musicale lasciando solo alcuni suoni, però l'effetto, la pretesa mia iniziale quando ho fatto questi brani era proprio questa, di poter fare creare una melodia capace di durare a lungo senza annoiarti, senza staccarti. E la combo fra i nostri due brani mi è piaciuta molto, perché Fly è bellissima, è un brano gentile, educato, il mio è molto più spezzato, molto più dolce a modo suo, però ha un suo rigore dovuto
agli strumenti che ho utilizzato, e il passaggio mi è piaciuto davvero tanto, davvero tanto. Non sentiamo più Donatello. L'audio, avevo tolto l'audio per non disturbare, perché stavamo preparando un video per dopo e poi ci mettevamo tanto a rimettere la voce. Grazie, molto bello quello che hai detto, Dan. Secondo me Carlo ha perfettamente ragione, sono proprio della stessa idea anch'io. Io ho un'idea, io, visto che dobbiamo ancora un po' ingranare sul dibattito generale, io farei vedere subito un video che ho preparato, che tanto queste sono le due cose che volevo mettere di fisso, poi il resto vediamo cosa c'è tempo, quando ci sarà tempo, cosa ci andrà. E dopo questo video mi piacerebbe, se magari o Dan o qualcun altro mi vuole instradare, mi farebbe piacere su parlare un po' meglio della mia produzione in senso generale, mi farebbe molto piacere farlo, però non magari domandandomi le cose da sola, perché mi pare brutto. Mi dovevo fare tipo quella maschera che ho dietro, un trucco, metà in un tipo, metà in un altro, e mi giravo da una parte. Donatella, cosa ne pensi? Allora, l'intervistato e l'intervistatore. Allora, il video che ho preparato, mi scuso subito per le qualità audio, cioè video, non audio, sì, video e audio in generale, perché sono pezzi tratti da spettacoli. Ho voluto fare un collage proprio per fare vedere anche quello che è l'aspetto proprio sul palco. L'aspetto è un frammentino di un lavoro molto più ampio di quelli che sono i lavori, però io ammetto senza nessuna vergogna, ma la realtà è questa, sono molto equipaggiata dal punto di vista audio, ho tantissimo a livello professionale, i CD, le incisioni, dal punto di vista video no. Dal punto di vista video no, i video dei miei spettacoli, a parte il videoclip di Vovovotà che abbiamo visto la serata di Carlo, eccetera, ma i video dei miei spettacoli sono tutti fatti o con i telefonini o con le videocamerine, quindi, o con le webcam, quindi la qualità non è professional. Però mi è sembrato, e a volte il suono anche sentirete distorcere qualche telefonino, magari con l'acutone o con la musica forte, magari da quel minimo di distorsione. Quindi mi scuso in anticipo, però ci tenevo perché secondo me un'idea la do. Quindi io passerei a far vedere questo video e poi successivamente andiamo avanti a chiacchierarcela. Allora, dateci solo il tempo. Dan, se vuoi intrattenere gli amici da casa, noi prepariamo. Allora, condividi suono. Ok. No, aspetta. È partito il suono, ma non è partito. Dovevi fare la condivisione. Ecco. Ok. Sometimes I feel sometimes.
Ridai la voce a Carlo. Sì. Era ora, Donatella, che ti vedessimo all'azione. Tra l'altro c'erano dentro due brani vostri che avrete riconosciuto, cioè a parte vabbè uno di Alchimia Nova, ma c'era Vovovotà di Kamsindaya e Sguardo di Luna di Ordalia. No, qui la parlate voi, vi prego, perché sennò veramente mi sento in imbarazzo. A me è venuta una domanda. A parte che al netto dell'artigianalità della ripresa, quindi con tutti i limiti tecnici, ci hai fatto fare un viaggio nel... E poi vi dirò da dove sono tratti, perché merita che io citi delle persone a un certo punto. In atmosfere grottesche, teatrali, emozionanti, disturbanti, ritualistiche, molto molto interessante. Mi è venuto in mente della tua attività come insegnante, anche teatrale. E ti volevo chiedere la sperimentazione come metodo espressivo, quanto conta durante le tue lezioni nel rapporto con i tuoi allievi? Ma conta tanto. Intanto mi dai un gancio per presentare una bravissima artista che avete intravisto in due video, che è la famosa per chi ha seguito le cose che ho fatto, Giulia Sirtori. Giulia Sirtori è la ragazza che avete visto cantare con me sia nel pezzo di Vovovotà allo Shelter, il famoso locale Shelter che oggi non esiste più, tempio del dark milanese, e sia all'Atmos Caffè, che ricorderà Petrolio, Enrico, perché anche lui ci ha suonato, anzi ci siamo visti anche, abbiamo avuto anche due date vicine, in Sguardo di Luna. La sperimentazione io la uso da sempre, ancora da prima che quando facevo laboratori teatrali, che avevo la mia scuola Teatro Blio a Segrate, io già allora utilizzavo un sacco di sperimentazione nella sperimentazione teatrale, pur che erano ancora nascenti o non del tutto nati i miei progetti sperimentali. Ecco, assolutamente io ci lavoro tantissimo, e noto, e anche vocale. La sperimentazione teatrale e la sperimentazione vocale nello studio sono fondamentali. Io li metto dentro anche per chi non è interessato, Dan, ti dico la verità, a questo genere di percorsi, ma come mezzo. C'è anche la persona che non è interessata ad andare a fare cose, come dire, un po' assurde, no? Ecco, chiamiamole così perché le vede tali, ma serve come mezzo, come sgancio dalla tensione, dalla finzione, perché ti fa entrare nel percorso simbolico, e tutto il lavoro sul simbolo è un lavoro che in realtà ti fa affrontare l'autenticità molto, molto di più del far finta di essere al tavolo con la forchetta e il coltello facendo finta di mangiare. Concordo pienamente, e ti volevo chiedere quanta resistenza trovi. Tu, come abbiamo detto, sai questa, e stimoli, inviti a seguirti in questo metodo quasi dionisiaco, cioè del tirar fuori un qualcosa di... Assolutamente. Infatti, trovi resistenza da parte delle persone, imbarazzo, difficoltà, perché sembra facile, ma molto più difficile calarsi in un'atmosfera del genere, una tecnica, in un'azione artistica di questo tipo, che riprodurre secondo determinate regole un qualcosa di dato e di riconoscibile. Sì, sì. Ma guarda, intanto è chiaro che viene più facile a persone che hanno una certa predisposizione a, perché per dire, io mi ci trovo da Dio, ma perché mi sento io così. Ecco, se me lo imponessero, diciamo, e io non sentissi questa cosa, mi rendo conto che sarebbe una inutile tortura, e io non sono per queste cose. Però diciamo che io ho resistenze nella storia, non ne ho trovate tantissime, ti dirò perché. Perché io ho un metodo di lavoro che comunque
fa sganciare prima di tutto le tensioni, prima ci lasciamo andare, prima ci rilassiamo, prima creiamo gruppo, complicità, e le persone piano piano si lasciano andare, quelle che poi in realtà desiderano, anche che, beh, a me è capitata tanta gente che magari lì per lì non aveva voglia di fare chissà quale strana cosa, che cosa di ricerca più che strana, sia a livello teatrale che a livello musicale o che cosa, ma poi ci si è trovata dentro perché ha colto l'emozione nel farlo, e soprattutto ha sempre libertà, perché io l'allievo gli lascio sempre la libertà totale di riuscire a tirare fuori quello che ha dentro lui, eh? Cioè anche nella regia di un saggio, il personaggio tale, io non impongo delle regole, impongo delle cose magari tecniche, vabbè, ovvie, se no che ci starei a fare, insomma, l'insegnante ha anche questo ruolo, ma dal punto di vista creativo voglio che sia lui o lei a fare sbocciare da se stesso, che sia un po' il Socrate di se stesso, no? Nell'atto maieutico, usiamo questo termine, di far uscire davvero il genio. Infatti un corso l'ho chiamato il genio nella maschera, non a caso. Resistenze, devo dire la verità, poche. Ne ho trovate, ma dove c'è la resistenza, quella forte, a volte incompatibile, si sgancia subito il rapporto perché non è possibile. A volte, lui se ne ricorda una, non facciamo nomi, che io ci ho perso un anno di salute. Alcune volte la persona magari prova, però ci sono tante resistenze. È vero che questi percorsi, Dante, dico la verità, ci sono sono percorsi meravigliosi che io prima di tutto come studentessa, e qui voglio citare stasera, la voglio citare, la mia insegnante preferita della vita di teatro, che è stata la Stefania Aureli, con la quale sono ancora in contatto perché l'ho ritrovata da poco, che è stata un'insegnante meravigliosa. Ecco, lei è stata proprio la classica insegnante che, facendomi conoscere il mondo del teatro dal punto di vista autentico e vero, non dal punto di vista... dello show business, diciamo così, mi ha cambiato la vita, e io nel mio piccolo cerco, ho imparato da lei un po', cioè avendo colto la bellezza del farsi stravolgere da queste cose, cerco di trasmetterla, e in certi casi funziona, in altri casi no, è normale. Certamente, Dan, sono percorsi che poi alle persone tirano fuori emozioni molto forti, ecco. Però io devo dire la verità, magari uno all'inizio non ci pensa, poi si trova a fare davvero dei lavori simbolici che non avrebbe preventivato, ma poi è egli stesso a crearli. Ad incentivarla, anche perché ha una funzione anche terapeutica, oltre che... Assolutamente, che io infatti qui mi apre un altro argomento che cercherò di stringere, che è quello dell'arte che cura. Cioè io sono un amante di Jodorowsky, si sarà capito perché ogni tanto lo vado a citare. Jodorowsky padre, vabbè, anche i figli, però lui è lui, insomma, e anche dal punto di vista dei tarocchi, per i quali condividiamo una passione, io e te. Jodorowsky, per dire, col concetto di arte che cura, secondo me, io sempre nel mio piccolo, senza volermi innalzare, parlandone con umiltà, cerco di andare in quel senso, ma anche dal punto di vista dello spettacolo, cioè lo spettacolo, il percorso di studio, così come il cantare, il recitare, per me non hanno limiti, nel senso, il linguaggio, il fine è sempre quello, tu dirai quale, è un fine che non ha un nome, però sicuramente c'è qualcosa di terapeutico, qualcosa che mi fa superare i miei fantasmi incontrandoli, non avendo paura anche di vestirli, di indossarli, di interpretarli. E secondo me qualcosa di liberatorio al massimo, così come la sperimentazione vocale. Io ogni tanto ho lanciato dei seminari, le persone non sanno neanche a volte che cosa sono. Una volta l'avevo fatto uno, tanto tempo fa. La sperimentazione vocale, se la lanci così, è un qualcosa che non attrae ad oggi, almeno in Italia, perché sembra un argomento sconosciuto. Ma se tu hai una persona, per esempio, che studia canto e le fai approcciare un po' di sperimentazione vocale nel suo percorso, il 90% dei casi se ne innamora. Anche se non è pronta la persona ancora a fare chissà che cosa, ma serve per togliere tensioni, serve anche per sondare degli aspetti tecnici, serve per lasciare via appunto delle chiusure, cioè serve proprio anche dal punto di vista assolutamente di... Oggi siamo abbruttiti dal concetto di interpreta quella cosa, che sia un brano musicale, che sia qualcosa che riguarda il teatro o il cinema o la pittura,
qualsiasi forma artistica, noi siamo abbruttiti dall'imitazione, no? Dallo svolgere, anzi peggio, dallo svolgere il compitino. La sperimentazione ti toglie dal compitino. Poi se vuoi fai il compitino, ma poi lo farai meglio, perché se ti sei scoperto anche, ecco, bravo. Ti sei scatenato, letteralmente, liberato da alcune catene che ti permettono, insomma, un movimento più agevole, che poi riporti magari nel compitino o nell'esecuzione quella tradizionale. Ma lavorare con Alessandro, no? Abbiamo visto... Quante ne ho da dire, guarda! E allora diccele tutte, anche quelle cose. Vai, vai. No, vabbè, vorrei che parlasse anche Alessandro, perché non vorrei fosse il monologo di Donatella Bartolomei stasera. Mi piace più sentire le cose che dirle. Però ecco, devo dire la verità. Allora, intanto in quel video si è visto Alessandro due volte, anche in veste di mimo, perché si è visto sia con la maschera, l'avrete riconosciuto, il brano era suo, era uno spettacolo all'Atmos Café di Alchimia Nova, e poi si è visto in quella scena della telefonata, che era tratta invece al CTA, presso il Centro Studi e Ricerche Esoteriche CTA di provincia di Novara, che fu il suo battesimo del fuoco dei spettacoli, dove era Dea Luna, era una famosa Dea Luna. Lavorare con Alessandro, allora, ti dico la verità, è bello, però con parenti, fidanzati, mariti, mogli, secondo me non è la strada più semplice del mondo, perché sia quando devi insegnare, io mi ricordo quando provai a insegnare canto a mia mamma, cioè dopo 10 minuti la lezione era finita, perché si rifiutava di fare qualsiasi cosa che io le dicessi di fare. O si ribaltavano le parti. Ma con lui, anche con lui c'è stato un po' certe volte, però vabbè. Lascio la parola un attimino ad Alessandro. All'inizio forse. No, non vuoi dare. Sì, più all'inizio. No, lavorare con Alessandro è bello. Il lavoro di Alchimia Nova è particolare, perché come musica, come atmosfere sonore, in realtà lui crea delle cose. Una volta che sono create, io creo delle cose. Non è che ci mettiamo lì a tavolino, se non in vista di qualche cover che abbiamo fatto in modo più così. È molto... Beh, gli spettacoli ovviamente. Devo dire la verità, Dani, io credo che io nella mia esperienza lavorare con il compagno, la compagna, eccetera, è bello quanto vuoi, o con la mamma, la zia, cioè insomma persone così vicine a te, è bello, però c'è sempre quella punta di insubordinazione che è un po' rompe le palle. C'è, anche se... Avete dei ruoli ben distinti, ma proprio per questo ti chiedevo, a livello musicale io so come procedete, Alessandro compone, tu aggiungi la voce. In questo caso vi vediamo proprio insieme. Nello spettacolo è stato forse i momenti più duri sono stati proprio quelli degli spettacoli. Immaginavo. All'inizio era una roba. Allora fai così. E no, non c'ho voglia. Che è chiaro che un collega, un allievo, uno che dirigi, certo, te lo dice. Beh, no, ma tu non c'ho voglia. Allora poi inizia a dire, bagno, facci tu. Purtroppo in famiglia è così. Questo piccolo aneddoto però lo devo raccontare. Primo spettacolo. Ci siamo esercitati dalla mattina alla sera nel recitare una poesia con movimenti. Durante lo spettacolo, chi va a fare l'errore? E questo piccolo aneddoto lo dovevo raccontare. Giusto per capire quanto è durata poi la ritorsione casalinga. No, vabbè. Arrivati a casa mi ha preparato il letto insieme al cane fuori in giardino. No, peccato che il cane dorme sul letto, non dorme fuori, nessun cane dorme in giardino, no, a casa mia. No, comunque sì, ho capito. No, comunque sì, questo sì. Una cosa che volevo dire, poi lascio parlare voi, che veramente vorrei smetterla, però ci tengo. Siccome stiamo parlando di spettacoli, volevo dire due cose. Enrico se ne sarà accorto, il secondo video, quello tutto nero con i due musicisti seduti, era il Sound Art Festival di Augsburg del 2018, dove c'era anche Enrico in un'altra formazione, che ho già raccontato. La fisarmonicista era Anja Kreisig, non so se dico bene il cognome, spero, e quel signore che aveva questi strumenti strani che si costruisce lui, che poi tra l'altro, se ho capito bene, se ricordo bene, Enrico è
un docente universitario di ricerca sonora, sperimentazione sonora, non so come chiamare, americano, che si chiama Eric Leonardson, ed è stato molto bello improvvisare con loro, perché è stata proprio un'improvvisazione, noi non ci siamo mai visti, tac, ecco. Bellì, tra l'altro lei è una fisarmonicista fine, sottile, cioè aveva questo gusto bellissimo, secondo me, ecco. E poi altre cose che avrà riconosciuto Enrico, l'Atmos Café, vorrei citarlo perché io l'Atmos Café ho fatto diverse cose, un piccolo bar di Milano che faceva questi spettacoli molto belli, molto intimi, perché era proprio piccolino, un bijou, ha chiuso, è già da qualche anno che ha chiuso, mi dispiace, di Stefano Lupo, il suo gestore. E poi, vabbè, basta, no? Insomma, poi, vabbè, avete visto cose varie. Un paio erano del CTA, anche la prima dove cantavo il gospel, era tratto dal Sacradea Dream Show, che era uno spettacolo che facevo per promuovere il disco Sacradea, sperimentale, prodotto da Attenwerf, da Marty Schmidt, e il CTA compare anche nel video del telefono. Ecco, basta, semplicemente queste cose tecniche. No, volevo dire una cosa a proposito di spettacoli. Io quando creo uno spettacolo, non creo mai uno spettacolo uguale a un altro. Cioè, se io faccio Dea Luna, io la ricostruo. Dan mi dice, vieni a fare Dea Luna, quando faremo il carrozzone. Scherzo, però vabbè, quando faremo il carrozzone, mi dici, Dan, vieni, Donatella, vieni a fare Dea Luna a Bologna, vieni a fare Dea Luna, qualcun altro mi dice, a Canicattì, per me sono due spettacoli diversi, quindi li rielaboro dall'inizio. Certo, avessi 10 date in 10 giorni, cosa che non mi è mai successa nella vita, un po' riciclo perché il tempo non c'è. Però non avendo queste cose pressanti, sono sempre riuscita a rifare. Così come il famoso mio primo CD, Voce Sacra, non esisteva una copia uguale a un'altra. A me piace fare queste cose, perché ogni evento è unico, ogni cosa è unica. Non pensi anche bene. Nel rielaborare l'evento... pensi anche a Bologna e Canicattì, cioè la destinazione di quell'evento, il pubblico, la città, nel rielaborarlo, lo adatti a un'occasione particolare? Non lo so, no, questo sta dicendo sì, ma non è vero. No, sì, nel senso che se devi fare uno spettacolo in un ambiente più intimo, no, come pubblico io penso, no Dan? Come pubblico, ah, come beh, ambiente, no. Come, cioè, allora, sono sì. Delle variazioni che tu fai allora, a gusto sì. Tuo o tieni in considerazione la destinazione dello spettacolo che viene modificato? Cioè, al CTA era diverso che andare al CTA. Non ti sentono se non prendo. Se andavamo in un posto tipo il CTA che avevamo il pubblico a due millimetri e avevamo un tipo di sound diverso da... un altro posto più rumoroso. Ho capito perfettamente. Allora sì, c'è un adattamento, non al fine di come dire, non è un adattamento del tipo ma che ne so, quel posto lì la gente è più simpatica faccio così, quel posto là la gente è più fredda faccio così. Non c'è un calcolo di questo tipo. C'è un calcolo uno sul tipo di serata. Per esempio, lo shelter che avete visto prima con Giulia, Vovovotà, è una discoteca, era una discoteca. Essendo una discoteca, si andava in scena l'una di notte minimo. È venuta anche mia mamma a vedermi, che vedevano sta signora, dipendeva per pazza. No, forse alle due addirittura, quella volta ci siamo esibiti. C'è rumore. E quindi io gli spettacolo come lo gestisco? Con pochissimi silenzi, se non nessuno. Questo sì, Dan, perché non posso io fare, non so, il monologo di Cleopatra, perché io ci metto dentro anche, cioè mischio, ripeto, in una situazione dove senti il tipo che urla. Allora quello, la situazione invece al CTA, che avete visto, che è più teatrale, perché sono tutti seduti in silenzio al buio, allora mi posso concedere la scena della telefonata che avete visto, perché ci sono voci fuori campo, cose, ma non si sente gente che urla, quello che dice voglio la birra. Quindi quel calcolo c'è sempre. C'è sempre anche un altro calcolo, il tipo di posto, l'acustica che avremo, l'amplificazione, c'è luci, non ci sono luci. È un calcolo più tecnico però. Non è tanto un calcolo dire ma a Napoli, cioè che ne so, in quel posto sono più conservatori, allora mi faccio una roba più normale. No, questo non esiste. Esiste però l'attenzione
a che venga bene, quello sì, quello assolutamente sì. Oppure quel posto non vuole brani, e capita anche questo, solo brani di pubblico dominio, di mia produzione. Non vogliono brani che ci sia un copyright, perché magari hanno un modo di procedere di burocratico. Cioè, sono tutti aspetti però molto, se vogliamo, tecnici. Ecco. O anche la durata. Posso fare uno spettacolo di un'ora e un quarto, vado più tranquilla. Lo spettacolo deve durare 30 minuti, sei più limitato. No, no, ma ho capito. Io non intendevo dire se facessi una... captatio, benevolenze, come hanno fatto i Metallica che vengono in Italia, ti suonano Vasco per far vedere che sono che amano l'Italia, insomma, non è questo. No, se mi ricollegavo al forte legame di cui parlavamo l'altra volta da parte di Carlo con determinati luoghi, se ti lasciavi ispirare da una città, da un non so, una location di un certo tipo o dal centro studi esoterici proprio per improvvisare qualcosa di sì. Beh, per esempio, è vero, c'è stato anche questo. Mi ricordo quando, tra l'altro, lì ho incontrato Ali, abbiamo fatto quello spettacolo al Festival delle Arti di Venezia, che tra l'altro mi ospitò questa ragazza simpaticissima che, se mi sta guardando, saluto gli amici a casa, la Silvia, che conosce anche Ali. Fu un'esperienza molto bella. È chiaro che eravamo a Venezia, che voglio dire, più suggestivo di Venezia cosa c'è? Io, quando l'ho concepito a casa mia, lo spettacolo, l'ho costruito, perché c'è un collage di musiche, di cose che io preparo già impacchettato, e nel momento in cui sono pensato a Venezia, non so, c'è stato proprio un brano in cui citavo la laguna, c'era una mia voce fuori campo, che un gioco con le maschere, cioè c'erano dei riferimenti che mi avevano ispirato. Poi se chi è lì lo capiva, non lo so, perché poi alla fine sono cose più mie che non plateali. O lo studio, per esempio lo studio CTA, che si occupa di diciamo argomenti diciamo così non convenzionali. Anche lì mi sono più lasciata andare su certi temi, ho portato più certe cose, ho fatto anche degli omaggi veri e propri, per esempio, loro sono Telemiti e io gli avevo portato la famosa poesia di Aleister Crowley, Una stella in vista, in una versione da me rifatta, che era molto piaciuta. L'ho fatta perché lì sapevo che facevo un omaggio gradito a chi c'era, e comunque rientrava perfettamente con lo spettacolo. Non è che andavo a fare appunto Vasco per far contento, quello non ce lo potrei mettere mai. Quindi sì. Ti rispondo assolutamente sì, è vero. Basta. Dai, qualcuno dica qualcosa, se no mi sento. Vai. Qualcosa. Ah, ok. No, poi, sentiamo. Alessandro non ha detto com'è lavorare con te, però. Io aspetto. Vado a prepararmi il letto fuori, no? Scherzo. Allora, molto precisa, cioè se dobbiamo essere lo spettacolo, quel brano deve essere quello e quello, non c'è sgarro. Da un'altra parte invece è molto creativa, per cui ti crea le cose sul momento. C'è stato un brano che io pensavo di dover buttare, invece è venuto fuori un pezzo bellissimo perché lei è riuscita a crearci su delle cose fantastiche. Per cui ha queste due cose qua. E poi è sempre bello lavorare con lei, perché comunque sul palco c'è molta complicità. C'è molta complicità e ci intendiamo molto. E cosa dire altro? Passo la palla a lei. No, allora rompipalle è un conto, precisa è nel senso più positivo del termine. Nel senso che la precisione è bella quando uno è preciso, perché ti permette di fare certe cose, certi movimenti, certe non esasperato, ma il giusto. Meno male, dai.
passata liscia. Non so, a me piace molto improvvisare, ripeto, per me l'improvvisazione resta e rimane un pilastro. Io comunque dico sempre una cosa, e lo dico anche a persone che studiano e vogliono studiare questo genere di lavori. Io sono dell'idea che fare questo tipo di cose, forse qualcuno di voi condividerà, non lo so, ve la butto lì anche a voi come una domanda reciproca. Per me fare questo genere di cose è il modo perfetto per allineare, come si dice, gli emisferi cerebrali, no? Sia la parte creativa che la parte assolutamente razionale, precisa, di controllo, sia la parte pazzoide che la parte più quadrata. Perché dico questo? Ci pensavo una sera che facevo Dea Luna, una delle prime serate di Dea Luna. Dea Luna voleva essere la versione più teatrale, più in cui mi potevo concedere di più, che non Voce Sacra, che era la versione, diciamo, più concertistica da locale, no? Questa era stata all'inizio la mia suddivisione, prima di Alchimia Nova, che è subentrata poi quando ho iniziato a lavorare anche con Alessandro. Io una sera stavo facendo Dea Luna e mi sono accorta di come, da una parte, c'è l'abbandono totale. Io poi, Dea Luna è uno spettacolo il cui tema è la follia. Non so se lo sapete, ma non ce lo dimentichiamo, ecco, in tutti i sensi. Quindi una situazione assolutamente di abbandono, assolutamente in cui davvero, come ha detto Dan, viene fuori il lato dionisiaco, panico, diciamo così, ma nello stesso tempo un controllo perfetto, anche perché io ho creato prima un mix di brani dove al minuto tale succede questo, al minuto tale succede quest'altro, al minuto tale succede quest'altro, in cui magari devo cambiare 2 microfoni, 10 effetti, cioè c'è tutto un lavoro anche in cui io devo essere nello stesso, aspetta un attimo, se no mi perdo, di precisione che intendevo, ok, io. Nello stesso tempo, ecco, però li allinea, in quel momento sei in una situazione particolarissima perché devi essere nell'abbandono. Quello che Carmelo Bene, appunto, che io, ripeto, adoro, definiva l'abbandono, ma allo stesso tempo non puoi sgarrare, devi essere tecnica. Io ci tengo alla tecnica, a tutte queste cose e all'essere precisa. Ed è bellissimo, secondo me è una sensazione bellissima, che io credo che un'esperienza così ti fa crescere anche da questo punto di vista, che nella vita non in tutti i momenti riesci ad affrontare. Non so se anche a qualcuno di voi succede la stessa cosa o condivide anche su se stesso, non per forza con me, assolutamente. Nessuno vuole dirmi questa, vuole... Ma secondo me... Cioè, nel senso, anche a voi capita questa cosa, anche se è musica e non c'è dentro l'aspetto teatrale, non importa, di avere sia il controllo che l'abbandono, e che mi sembra una cosa molto... Dico la mia. Sicuramente di base io credo che fare teatro come fate voi, cioè come fai te, perché Alessandro suona, quindi è un po' più simile a noi. Per me è un po' diverso. Sicuramente poi dipende che cosa fai. Se fai un brano, allora, tipo quando mi capitava, non so, facevamo improvvisazione, perché noi abbiamo fatto anche tantissime improvvisazioni ambient. Allora lì proprio suonata. Quando tu fai improvvisazioni ambient, cioè, almeno lì ti veramente spaziavi. Noi abbiamo provato a fare dei brani di 20 minuti, anche di più, cioè tutti uguali, no? Sempre la stessa cosa. Allora lì entri in un momento che... Però vabbè, penso che un po', a parte questo, sia un po' diverso il lavoro che fai te con quello che ti puoi per dire, parlo di me, faccio io. Ci sia diversità, Forse tu, perché tu, vabbè, hai le parti, hai tante cose, vabbè, noi abbiamo la musica, e poi, vabbè, fai anche improvvisazione, però è un po' diverso, la vedo diversa da quello che facciamo, che faccio io come musicista, da quello che fai tu. Io la vedo così. Sì, no, beh, indubbiamente, indubbiamente sì. È un lavoro diverso. Indubbiamente sì.
Per quanto mi riguarda, prego, vai. Penso che vorresti dire una cosa analoga, nel senso, a me succede un po' questo discorso, appunto, che dici tu del controllo e dell'abbandono, nel senso che comunque il controllo è chiaro che, e penso che appunto anche Ali, l'ho visto l'altro giorno Electron, ho visto che posta delle foto con l'OP1, quindi è chiaro che quando hai dei macchinari magari elettronici, il controllo per forza quello devi averlo e la concentrazione per gestirli, però almeno a me succede spesso, più nelle parti magari dove ci sono i synth o comunque in certi contesti, poi appunto dipende anche dal legame che si crea col pubblico presente in sala o che comunque è allo spettacolo, può accadere in effetti che ci sia quella sorta di abbandono. A me succede, per cui poi mi porto anche un po' fuori dalla strada, diciamo, tracciata, quello che hai provato, diciamo, in studio per lo spettacolo. Quindi no, a me accade in questo senso qua, ecco, l'abbinamento tra la parte più emozionale mentre suoni e la parte, diciamo, più di controllo prettamente tecnica, ecco. Sì, appunto. Per quanto mi riguarda c'è sempre l'aspetto tecnico, che appunto se usi elettronica hai un sacco di pulsanti, di encoder da girare, da fare, se schiacci qualcosa di sbagliato è finita, hai rovinato lo spettacolo. Quello è l'aspetto tecnico, quindi l'aspetto di controllo. Ma c'è anche questo aspetto emotivo e in un certo senso è un aspetto trascendente, no? È questo stato, per quanto mi riguarda è uno stato molto fragile, cioè ogni tanto si riesce ad arrivare in questo punto dove hai sia il controllo che la trascendenza ed è un regalo, secondo me è un regalo. Spesso dico è come uno stupefacente, per quello che uno continua a suonare, secondo me. È vero. Perché ogni tanto raggiungi questo stato, da me, diciamo, una volta su 10, e le altre 9 volte lo insegui, non ce la fai, ma dici magari la prossima volta, di una specie di dipendenza questo, ma soprattutto l'aspetto emotivo, l'aspetto di trascendenza per quanto mi riguarda è soprattutto quando uso la voce, perché ti senti più fragile, sei più esposto, non hai una macchina tra te e il pubblico, cioè la voce è personale, se va storto qualcosa con la macchina, vabbè, la macchina, ma se va storto qualcosa con la voce lo capiscono tutti immediatamente, no? Assolutamente, guarda, hai toccato un tasto, secondo me è vero, non ne abbiamo parlato perché non si può parlare di tutto, ma questa cosa della voce è vera, è vero. Io e Ali, forse, ditemi se sbaglio, siamo gli unici che cantano, no? Che usano la voce tra noi, è vero. Se volete canto io, però non vi conviene. No, Alessandro ha un pochino, ogni tanto approcciato un minimo di sperimentazione vocale. Vocalizzo qua e là. No, però è vero, la voce ti espone, cioè io è vero, c'è una nudità, cioè quando tu arrivi, lo vedo, perché anche come teatralità, come tu alla fine usi la voce, usi il corpo, sei te stesso, che arrivi lì, pac. Tra l'altro io chiedo a Ali se ha avuto mai, ci confrontiamo un attimo, io per esempio sono una ex timidissima, io non so tu da che adolescenza arrivi, se eri uno spavaldo, un timido. O no, ero introverso. Io ero anch'io molto estremamente timida, estremamente chiusa, e questa timidezza, anche se adesso non sembro timida, in realtà io ho ancora da tutta la mia parte introversa, chiusa, eccetera. Però mi accorgo che l'ambito, diciamo, spettacolo, l'ambito palcoscenico, ma anche video, l'ambito dove arrivi, ma voce anche da sola, cioè l'ambito, qualsiasi sia, della creazione di queste cose, io lo vivo come un ambiente protetto in qualche modo, cioè ci si crea, c'è una fragilità di fondo però, perché c'è la protezione, ti senti in un ambiente protetto, ti senti in qualche modo che c'è una protezione, non so fatta di cosa, intorno a te, però io all'inizio, quando sono dal vivo, un attimo di tachicardia ce l'ho sempre. Ma quella ci deve essere. Ma la protezione di cui parli... Anche cioè, con davanti due persone che si fanno i cavoli loro, eh. È naturale. Ma vedi, è bello vedere come nei tuoi spettacoli la follia, la provocazione, la catarsi dovuta all'abbandono...
ha la tutela, il lascia passare autorevole dell'arte e la tutela allo stesso tempo dell'arte. Tu puoi permettertelo perché sei all'interno dell'arte, non andresti mai ad abbandonarti così in altre circostanze. All'esterno del fossato che l'arte scava intorno a te, ti isola dal resto ma allo stesso tempo ti protegge e ti tutela. E lì puoi veramente dare il massimo, cioè esprimerti sia come artista che eviscerare qualcosa di molto più intimo e profondo. E secondo me la voce e il teatro a questo punto hanno un ruolo molto importante. Non potrebbe essere così per me come musicista, perché ho degli strumenti che mi limitano. Quindi non è fatta né pensata per concedere a me una libertà che poi io vivo in ambiti diversi, diciamo, para artistici, non prettamente musicali. Però tu, in questa sintesi di linguaggi artistici che rappresenti, puoi permetterti questo lusso e allo stesso tempo ti devi assumere questo rischio. Secondo me, assolutamente. E c'è un aspetto ulteriore, secondo me, di questo aspetto della protezione, aspetto più ludico, no? Che tu usando la voce, usando il corpo, il teatro, la gestualità, tutto quanto, in un certo senso, nel senso buono e contro il termine, sei un buffone per la gente. Quindi hai questa, come dire, questa protezione, come dicevi, cioè, per mal che vada puoi sempre dire sono solo canzonetti, no? Sì. C'è questo aspetto di buffone, di trickster. Sei il pazzo, cioè, che puoi dire, vabbè, sono solo canzonette, hai questo lascia passare da giullare, per finire. Hai detto un'altra cosa, guarda, Ali, pillole di saggezza che valgono oro, veramente, non lo dico con ironia, lo dico, è vero, perché tanto, io infatti c'è stato un monologo che avevo messo dentro dei miei spettacoli in cui dicevo, ma sì, alla fine è soltanto teatro, tornate a casa tranquilli, cioè c'è questa cosa, c'è assolutamente. E poi una cosa che mi piace fare è sempre mischiare gli stati d'animo e le atmosfere, cioè l'ironia c'è sempre, l'autoironia c'è sempre. Io detesto il prendersi sul serio, proprio una cosa che non mi è mai piaciuta. C'è il momento drammatico, c'è il momento pesante, cioè non pesante, ma nel senso il momento tosto, e poi il momento, quando creo uno di questi spettacoli, ma anche i brani, anche se devo fare un album, cioè io cerco di muovere un'onda che si muove, ma non con superficialità del tipo no, non ci deve essere troppa profondità, metti un po' di leggerezza, sennò la gente si rompe. Non è questo il concetto. È perché arrivi di più. Perché arrivi di più. C'era la mia insegnante di teatro che lei aveva questa opinione, per carità, è un'opinione, ognuno fa come vuole. Però io ne ho fatto tesoro, che diceva, quando volete che arrivino le mazzate, che dovete creare uno spettacolo, volete che arrivino le mazzate, partite leggeri. Non partite subito con uno che si sta impiccando appeso a un albero, perché l'emotività si chiude. La reazione immediata è no, non lo voglio. Fai entrare, come certi autori fantastici tipo Tennessee Williams e tanti altri che hanno scritto in modo anche umoristico, anche divertente, ma per delle situazioni assolutamente drammatiche e tragiche. Ma non per forza ci deve essere sempre il tragico, ma è importante secondo me muovere. Infatti a me piace mettere dentro anche il momento buffo, che poi magari non fa ridere, ma è, non so come dire, sì, è pazzoide. No, non serve a spezzare, no, è fatto, serve per quello, è dentro, non è un trade union. Per esempio, io amo tantissimo, l'avrete capito, che insomma si capisce forse dal mio modo di usare la voce, io ho sempre amato molto Diamanda Galas. Ecco, cerco di dirlo alla greca, Galas, penso di dirlo giusto. Però, per esempio, non è una critica, ma è qualcosa che non fa parte di me, per far capire quello che sto dicendo, per quanto l'adoro, non riesco mai a ascoltarla oltre un tot di un periodo, perché c'è sempre cupezza, non c'è mai, non trovo mai un sorriso, non trovo mai il momento ironico. Ecco, invece, per esempio, che anche
amo molto, come dicevo, Jodorowsky, ma persino Carmelo Bene, che io sempre amo tantissimo, anche se Carmelo Bene è più cupo di Jodorowsky, se vogliamo, sotto certi punti di vista, però il momento ironico c'è sempre. Ma cosa vuol dire? Non vuol dire che uno debba per forza alleggerire il tiro per chissà quale motivo di fruibilità, ma fa parte dell'onda, come dire, l'energia si muove. Non so se mi sto spiegando, poi sono discorsi talmente lunghi che io butto così un po' di suggestioni. Ma scusa, se devi parlare devi prendere, stasera abbiamo il microfono. Vorrei suggerire una delle tue caratteristiche di quando crei gli spettacoli, che quando finisci sempre con questa onda che sale, mai che scende. Sì, poi adesso parliamo degli spettacoli, qui non se ne fanno più. Io l'ultimo l'ho fatto a febbraio dell'anno scorso, Stiamo parlando di un passato remoto. Sì, è vero. A me piace poi anche io amo molto lavorare sulle luci e sulle ombre, non solo sulle luci, non solo sulle ombre. Anche laddove c'è un cammino, io lo vedo come una sorta di cammino iniziatico, è simbolico di qualcosa, che non ha un nome, ripeto, e ci tengo a non spiegare tutto, ma perché non si può, perché non c'è niente da spiegare, no? E però è bello, mi piace alla fine, anche dove lavoro sulla pazzia, io Dea Luna tante volte la iniziavo, parlo al passato perché un po' che non si fa, con la camicia di forza, che però era una camicia di forza portata con... che faceva un po' paura, un po' grottesca, ma anche con ironia, però insomma camicia di forza. Alla fine c'è sempre la liberazione. C'è sempre la liberazione. Mi ricordo il famoso spettacolo. Scusa Ale, devi prendere. Mi ricordo il famoso spettacolo al CTA, dove mi avete visto con le telefonate, dove alla fine, no, era un altro, con la Deborah Carlomagno, dove alla fine ti conciavamo come un pazzo, mi mettevamo sulla camicia di forza, il boa, il cilindro. Noi, io e la Deborah Carlomagno andavamo via e finiva con una risata fragorosa e lei che scappava via, come per dire, non mi avrete mai, mai. Sì, Deborah Carlomagno, tra l'altro un'altra mia allieva con cui ho fatto degli spettacoli, che non era nel video di prima, perché ho dovuto scegliere dei pezzi che avevo così, come dire, a portata di mano. Manca un sacco di gente, ecco. Io adesso sono indecisa e chiedo a voi che cosa mettere, perché il tempo piano piano va. E io in realtà avrei un'altra trilogia che ci tenevo a far sentire, ma lascio scegliere a voi veramente, però non posso non mettere questa trilogia. Ho un'altra trilogia con brani che dura meno della vostra, no, la vostra non era una trilogia, poi erano cinque. Questi sono tre brani. Non c'è dentro lavori solo vocali miei. Avevo preparato un video, ma sicuramente resterà escluso perché il tempo non c'è, non importa, non si può fare tutto. Però ci tengo a mettere questo perché c'è la mia collaborazione al progetto Sarà Bande de Tenebre. Poi c'è la famosa Figlia di Terra, che è un brano a cui io sono particolarmente affezionata, e la famosa Non ho più nome, D'Ameriggio di D'Annunzio, che è un altro brano a cui sono particolarmente affezionata. Io metterei, se siete d'accordo, anche chiedo a Dan, che io definisco il controllore del tempo. Oggi abbiamo iniziato più tardi, però ecco, penso avremmo iniziato forse 9:50 a registrare, non so se sbaglio. Io metterei questa trilogia che dovrebbe durare 7-8 minuti e poi il videoclip ultimo di Alchimia Nova, Red and Blue Voices, assolutamente fuori de melon. Ma al limite possiamo metterlo tipo sigla finale, cioè chiudiamo con quello, tanto dura 3-4 minuti, non... dite che ci stiamo a mettere tutte queste cose, aggiudicato. Allora, vi spiego che cosa andiamo a sentire. Il progetto Sarà Bande de Tenebre non è strettamente sperimentale, ma il brano Sarà Bande de Tenebre ha molta sperimentazione vocale. E il musicista è Alessandro Peroni, mio caro amico, bravissimo musicista, che tra l'altro inviterò alla cosiddetta serata filosofica, tra parentesi anche filosofo, musicologo, bellissima persona. Poi successivamente il brano Figlia di Terra. Figlia di Terra è un brano che io porto dal vivo da tantissime volte, ho portato dal vivo. Innamorato anche lui, in questa versione c'è anche la seconda voce di Alessandro, non so se è nel pezzo che ho ritagliato, adesso lo scopriremo. E del musicista, la musica del musicista Pino Carafa, il suo progetto si chiamava Pavor Nocturnus,
solo che purtroppo è un musicista che non sento più da anni, spero gli faccia piacere, io però questo brano lo trovo eccezionale. E poi Marco De Marco, il progetto J Orphic, non ho più nome, che ci segue tra l'altro, infatti vedo che spesso mette anche mi piace, è un bravissimo musicista Marco De Marco, non fa solo cose sperimentali, anzi ultimamente sta lavorando come pianista e compone tra l'altro con dei brani stupendi. Quindi io lancerei questa trilogia, spero gradita, di tre brani storici, fondamentalmente sono tre brani storici. Sono un po' più canzoni, perché qui ci sono testi ovunque. Ok, buon ascolto. Io mi tolgo. Allora, avanzate. Scusate, sempre il bello della diretta. A proposito, prima che metti la musica, se parte qualcosa e non si sente, fatemi dei cenni prima che io non me ne accorga. Vai. Crawl in search of blood to terrorize your neighbor. Inferno!
dell'acqua. Perduta è ogni traccia dell'uomo, voce non suona se ascolto, ogni duolo umano m'abbandona. Non ho più un nome e sento che il mio volto si indora dell'oro meridiano e che la mia bionda barba riluce come la paglia marina. Sento che il nido rigato con sì delicato lavoro dell'onda e dal vento è come il mio palato, è come il cavo della mia mano per il tatto saffino. E la mia forza supina si stampa nell'arena, diffondesi nel mare, e il fiume è la mia vena, il monte è la mia fronte, la selva la mia pube, la nube è il mio sudore, e io sono nel fiore della stiancia, nella scaglia della pina, nella bacca del ginepro. Io sono nel fuco, nella paglia marina, in ogni cosa esigua, in ogni cosa immane, nella sabbia contigua, nelle vette lontane. Ardo, riluco, e non ho più un nome. E l'Alpi, e l'isola, e i golfi, e i capi, e i fari, e i boschi, e le foci, che io non ho mai, non ho più usato nome, che suona in labbra umane. Non ho più nome né sorte fra gli uomini, ma il mio nome è Meriggio. In tutto io vivo tacito come la morte, e la mia vita è divina. Eccoci qua. Quindi questi erano tre brani, come dicevo, in realtà sono più formato quasi canzone i primi due, e sono collaborazioni. Sarabande Tenebre molto recente anche, viva, e viva e vegeta. Figlia di Terra, di cui ho scritto il testo, di un brano che io adoro, invece è una cosa di diversi anni fa, e Non ho più nome, è sempre di qualche anno fa, tipo 2013-2014, non conoscevo ancora Alessandro. Tra l'altro, ripeto, vorrei fare un distinguo, siccome a noi ci vedono il pubblico a casa, gli amici da casa ci vedono sempre qua vicini, però lui non è una mia appendice, quindi la serata su Alessandro sarà una serata, la sua monografia su di lui, anche se noi facciamo le nostre collaborazioni assieme, lui ha la sua serata dedicata a sé, questa sera non era io e Alessandro, ero io e basta, e lui ci sarà nella sua e basta. E i miei lavori sperimentali partono prima di Alchimia Nova. No, ci tenevo a distinguere, perché sennò si rischia di fare un calderone, siccome siamo una coppia, tutto in coppia. No, assolutamente. Anzi, io ho iniziato per conto mio a fare le mie sperimentazioni, e mi piacerebbe, non adesso, ma io dedicherò una sera a questo, vorrei proprio parlarne su certe, non proprio tutta la sera, però trovare un modo, un accenno lo vorrei fare sul discorso che comunque in questo ambito, come in tanti ambiti, posso dire anche come donna, ho trovato una marea di difficoltà in più. Ci tengo a dirlo perché vado fiera delle mie cicatrici, non perché voglio fare la vittima. Bene, due parole sui brani, qualcuno vuole pronunciarsi o non voglio costringere nessuno. No, senza costrizione, ci sarebbe tantissimo da dire, ma andremo lunghi. Sono brani che si commentano da soli. Io volevo dire che per dovere di completezza è stato utilissimo anche sentirti alle prese con dei testi in un linguaggio intelligibile, non arcano, non incomprensibile, non...
non simbolico, cioè vedere come manipoli la lingua italiana e come riesci a trasmettere poesia, testo, brani anche scritti da te, testi anche scritti da te, se non sbaglio. Sì, a parte Sarabande de Tenebre, che poi è in latino e arriva da Peroni, Figlia di Terra l'ho scritta io, non ho più nome perché è Meriggio di D'Annunzio. Certo. Tra l'altro io su D'Annunzio ho fatto molti lavori, quasi tutti solo vocali. Ecco, questa sera rimane tagliata fuori una cosa tra i miei ascolti e video, a parte qualche pezzettino che avete intravisto. Ah no, la sigla, vabbè, però era piccola poca cosa. Io ho fatto tanto lavoro solo vocale, come per esempio l'album Sacra Dea di cui prima si parlava, c'è dentro Camps in Daia con Vovovotà, però è solo vocale. Ecco, quello rimane un po' fuori, ma d'altronde, ripeto, per tutti noi queste serate sono un po' una chiacchierata e un assaggio delle rispettive produzioni, non pretendono di essere esaustive su nessuno di noi, ecco. Assolutamente. E niente, se non lo so, se volete dire qualche cosa voi. Ma lo so dire questo, mi sembra che comunque è vero, stasera forse dicevi sei parlato più te, ma è anche vero che correttamente ci hai dato anche delle informazioni e descritto comunque molto della tua attività e delle tue, diciamo, anche influenze e quello anche che comunque ti porta a strutturare il tuo live in una certa maniera. Quindi comunque questa puntata trovo che sia fondamentale comunque per far capire anche a chi magari non è proprio dentro alle cose. Me stesso mi metto tra questi, infatti ho ascoltato più che intervenire perché comunque c'era un discorso anche di carpire alcune cose di cui io non ero a conoscenza, quindi assolutamente ho trovato bello, hai descritto bene comunque un sacco di particolarità che appartengono alla tua componente artistica, quindi bene. Dai, molto interessante, grazie. Sono contenta, sì, in realtà, ripeto, il tempo vola, noi poi ci dilunghiamo, vabbè, oh, senti, chi ci vuole seguire ormai lo sa che queste due ore con noi sa da passare, non è che non ci sono sconti per nessuno. D'altronde gli argomenti sono veramente vasti, il tempo vola, già solo ascoltare 3-4 brani vanno via le mezz'ore, quindi è normale che sia così. No, io volevo dire due cose prima di passare alle conclusioni. Ah, vai Carlo, vai Carlo, ci mancherebbe. Poi il passato, però vabbè, tu hai amato anche te il dark, penso, come il mio background. I tuoi gruppi che più hai amato, i gruppi dark che più hai amato e più ascoltato. Sì, allora, parentesi, il mio background effettivamente sull'adolescenza è assolutamente dark, new wave eccetera, quello io ho passato degli anni che ero immersa, seppur aperta, perché ascoltavo anche musica che non era per forza dentro al 100% in questo, come potevano essere artiste, e qui voglio citare delle donne, Grace Jones, Annie Lennox degli Eurythmics, gli Yazoo con Elise Omoyé, per citare delle cantanti donne eccezionali, Kate Bush, che insomma non erano per forza, erano più sulla new wave, qualcosa di più leggero, ma veramente eccezionali. Gruppi che ho amato all'epoca, tanti, sì, vabbè, i Cure, ma non è stato il mio gruppo preferito, i Cure, eh? Non è mai stato il mio gruppo preferito. In realtà io ho amato molto Mark Almond, tantissimo, ma perché dico Mark Almond? Perché poi è un po' lo spirito che ho preso io, no? Che era quello di partire magari da certe atmosfere così oscure, poetiche, notturne, ma con la melodia, ma con la teatralità, ma con, non so, lui ha fatto Jacques Brel, cioè con questo pizzico di follia. Sì, questo certamente. Devo dire che grazie a Carlo, e qui voglio citare Carlo, quando ci siamo conosciuti, mi fece non solo approfondire i Cocteau Twins, i Christian Dead, che già frequentavo per conto mio, i Dead Can Dance, ma mi fece conoscere la realtà di This Mortal Coil. Io mi ricordo, ora aneddoto anni 80, io mi ricordo una cassetta
che mi hai dato tu. Io andai in vacanza a Londra e ricordo che a Londra andavo sempre in giro col mio Walkman, col mangiacassetti ovviamente, ascoltando questo bellissimo disco di This Mortal Coil, che poi cos'era? L'insieme degli artisti della 4AD? L'etichetta che era forte, era la 4AD, che aveva tutti questi gruppi qua, micidiali. Ricordo Sound to the Siren, che era qualcosa di... È una cover poi, ho scoperto... È una cover. Ho scoperto anni dopo. Sì, è una cover. Sì. Così come, per esempio, ecco, a proposito di Christian Death, da lì ho scoperto Gitan Demon, che poi io ho fatto la mia cover di Golden Age, fatta e rifatta 20.000 volte, perché poi io apprezzavo anche allora il bel cantato. Cioè, per me il bel cantato ha sempre avuto un senso, cioè va bene la cosa sparafangona, ma bisogna saper cantare. Cioè, su questo sono sempre stata un po' precisina, così come saper suonare, perché mi è piaciuto subito, per esempio, Ali e il suo progetto Settore Giada, perché è così particolare, personale. Tra l'altro, lo dirò alla fine, è l'appuntamento della prossima monografia, Amici da casa, ecco. Ma perché un musicista professionista, professionale, con grandi capacità. Questa cosa, secondo me, ha sempre una presa in più, ecco. E quindi a me questa cosa qui. Poi, ovviamente, le influenze mie poi si sono mischiate col jazz, e dal jazz, da Ella Fitzgerald a Diamanda Galas, tutto quello che ci passa in mezzo, io ho fatto il mio calderone, un po' di Carmelo Bene, un po' di Jodorowsky, un po' di psicomagia. Ecco, a proposito poi dei tarocchi che dicevamo prima, io, no, sempre mischiando addendi che mi riguardano, il lavoro sul simbolo, quindi anche sull'archetipo, quindi anche sui sistemi simbolici, io l'ho sempre unito ai miei lavori, anche di spettacoli, perché sia proposte di corsi dove mediante questo linguaggio sperimentale si lavora anche sugli archetipi. Io ho fatto un corso che si chiama Teatro e Tarocchi, che si vanno a interpretare fisicamente, ma non senza sguardo di luna, caro Dan. Quindi, ecco. Poi per tornare a prima, sul linguaggio, non l'ho messa stasera perché sì, c'era nel video un estratto, nella versione però che dice "O parola del saggio" di D'Annunzio. Sguardo di luna nella versione canto quinto dell'Inferno di Dante l'abbiamo trasmessa in una delle nostre prime puntate, quindi già lì avevo messo qualcosa di cantato, ti ricordi, diciamo in italiano, anche se siamo in dantesco. Diciamo. E poi cosa volevo dire? L'aspetto delle conferenze, e poi mi porto al finale. Per me è importante parlare di queste cose. Io sono una di quelle a cui piacerebbe, quando si potrà, riprendere a fare anche il mondo delle conferenze. Io ho avuto poche opportunità di farne. Ne avevo fatta una che si chiamava Creatori di Mondi, poi l'avevo chiamata Creatori di Sogni, insomma. Però secondo me è importante parlare di queste cose, ma non per spiegare. Io sono contraria in tutto alla parafrasi. Per me la versione in prosa non deve esistere mai, né per una poesia, né per spiegare quello che fa Dan o quello che fa Enrico. Non c'è niente da spiegare, si ammazza. Ma per il confronto, quello sì. Per conoscere, per vedere... La testimonianza, cioè non per forza per imporre ciò che... Ma per raccontarti come stiamo facendo adesso, in queste serate, del resto. E lo diceva Enrico, insomma, ci stai dando tutta una serie di input per noi che conosciamo le cose che fai, ma non ne abbiamo mai avuto esperienza diretta, penso al di fuori di Alessandro. Quindi molto utile, molto interessante quello che ci stai raccontando. Con tutti voi ho collaborato, poi è chiaro che però il vissuto è lo stesso, sarà per le prossime monografie, il vissuto è più ampio di ogni artista, chiaramente non ci è noto in tutti i suoi dettagli, per quanto ci seguiamo vicendevolmente. Io andrei verso la chiusura, se Dan ci dice che l'orario lo richiede. Seppur mi rimane una voglia di raccontare e di condividere enorme, che però lascio a questo punto le cose, diciamo, da sedimentare, insomma, sono state tante. Mi dispiace che non sono riuscita a mettere un brano solo vocale, a parte la sigla iniziale. Avevo preparato Canto Silente,
un mio brano di recentissima creazione, solo vocale, fatto anch'esso con l'effettistica e non è post prodotto, anche se sono 5 voci, mi sembra 5 o 6. Ma io a questo punto privilegerei però un video pazzoide di un brano nuovo, di un po' di mesi fa. Il video è recentissimo, il brano è di qualche mese fa, di Alchimia Nova, Red and Blue Voices. Però aspetta, chiedo a Dan o a qualcuno di voi, dico tutto, videoclip e spegniamo o videoclip e poi saluti? Secondo me possiamo salutare adesso perché con i tempi ci siamo. E lasciamo a fine videoclip, chiudiamo proprio la trasmissione. Chiudiamo e andiamo direttamente. Allora anticipo, allora devo dire due cose per gli amici da casa. Torno nel mio ruolo di presentatrice e certo di Raffaella. Allora, settimana prossima, mercoledì, che numero è? Ho perso 21? 21. 21 abbiamo la prossima serata monografica su Ali Salvioni, settore Giada. Tra l'altro Dan, gli ricordo, prossimi giorni al più presto, così facciamo l'evento entro un paio di giorni, se riesce a sfornarci i suoi bellissimi volantini, il nuovo volantino. E poi quando abbiamo finito, chiedo ai miei compari di non scappare, che ci diciamo due date che devo fissare, perché le nostre serate saranno ancora tante. Ora facciamo le monografie su tutti noi e poi successivamente abbiamo già in serbo le serate filosofiche e la serata con i tedeschi, che sono lì che aspettano sui blocchi di partenza. Suona minaccioso la serata con, ecco, i tedeschi. Suona molto minaccioso. I lanzichenecchi. Ma è una promessa, una minaccia, ecco. E poi un'altra cosa, ricordiamo il nostro intento di fare il festival e eventuali i live streaming che vogliamo assolutamente organizzare e il carrozzone, che deve, anche quella è una minaccia non da poco, perché quando avremo preparato il carrozzone si salvi chi può, non ci avrete ovunque. Ecco. È una valanga, Donatella, cioè non la fermiamo più. Mettiamo il video. Basta perché abbiamo detto tantissimo. Se no dammi sfida. Chiudiamo con Red and Blue Voices, musica di Alessandro, voci mie, testo mio. Però lui intanto lo deve preparare perché è un video. Ok, è quello lì. Un attimo, ragazzi, abbiate la pazienza, se avete la pazienza di seguirmi, dimmi quando sei pronto che mi tacito. No, condivisione suono c'è? Ok. Buonanotte a tutti con Red and Blue Voices e non scappate, i nostri amici. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao! Sogno il cuore, i passi.
sogno, il cuore, i passi. Un 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 sogno, il cuore, i passi. Una visione oltre i confini ed oltre il tempo. Solo vessi.